Anche quest'anno in piazza Santa Caterina a Pescara, canti e balli tornano a ribadire l'esigenza di integrazione attraverso una festa organizzata dall'associazione Deo Gracias Jordan, con il sostegno dell'assessorato ai parchi al verde coordinato da Gianni Santilli e con una missione, quella della solidarietà. Una causa che mamma Luxella ha sposato dopo la tragica scomparsa del figlio. Deo Gracias Jordan, lui ha avuto un malore, allora sono venuta per quella cosa e poi mi sono detta che no, devo aiutare gli altri perché lui non è stato aiutato e io mi sono detta quella cosa che io ho avuto 6 anni fa mi ha dato la forza, mi ha resa forte per poter aiutare gli altri. L'associazione fa nella beneficenza, l'associazione aiuta delle persone bisognose nelle dare vestiti, insomma indumenti, il cibo, un po' di tutto nell'amministrazione. Sì, facciamo un po' di tutto, consigliare la parte sociosanitaria perché noi siamo operatrici sociosanitarie. Siku Kunjema in Swahili che cosa significa? Significa buon Natale, significa di essere insieme, avere questa integrazione insieme a gioia, con solidarietà con gli altri, cioè, proprio avere questa gioia di dire che siamo come una comunità di gioia. Tante le associazioni che partecipano all'incontro, tra cui l'Associazione Genitori, la Città dei Ragazzi, l'Accademia Internazionale Mauriziana e la Guardia Civile Ambientale. Le aree verdi cittadine devono essere spazi aperti a manifestazioni pubbliche, alla socialità e al dialogo anche interculturale, ha dichiarato il vice sindaco Santilli, e non luoghi deputati esclusivamente a scopi ambientali. Questo a patto che ne venga conservata l'integrità, perché è evidente che tutti dobbiamo sentirci responsabilizzati in questo senso.